I dinosauri di Jurassic World ci hanno sfidato. Cosa? Il primo incontro vedrà il vostro Velociraptor contro il nostro Megaraptor. Mamma mia, ma è velocissimo! È così veloce da far paura! Io credo di aver capito le intenzioni di Velocimarco. Quanto sono veloce! Certo, come no! Cosa? Ma Megaraptor in piedi! Velocimarco ha vinto! Adesso tocca a te, Apatosauro! E ti assicuro che tu non sarai così fortunato! Adesso atterrerò sulla tua testa! Oh, cavolo, no! Au! Tirannosauro Viola, fatti avanti, perché è giunta la tua ora! Allora ti arrendi? No, non mi arrendo! E allora morirai! Nei film di Jurassic World, quando i protagonisti si trovano davanti a un tirannosauro, dicono sempre la stessa cosa. E cosa dicono? Non ti muovere! Ma come faccio a non muovermi? Devo stare fermo. Dove sei, tirannosauro Viola? Dove ti nascondi? Dove sei? Mi sa tanto che te la sei data a gambe. E lo sai cosa significa questo? Significa che ti sei arreso. Di conseguenza ho vinto io. Chi scappa da una battaglia è un perdente. Quindi dichiaro questo duello terminato. Ti ho fregato! Cosa? Ma io credevo che fossi andato via! La verità è che non sono andato via! Non ho mai abbandonato l'incontro! Tantomeno ho dichiarato di volermi arrendere! Tu hai dichiarato la fine dell'incontro senza che io dicessi niente! E sai cosa significa questo? Significa che sei stato tu ad arrenderti! Cosa? No! Non è vero! Io non ho perso! Non mi sono arreso! Sì, invece! Hai dichiarato la fine dell'incontro! Significa che ti sei ritirato prima che lo facessi io! E questo significa arrendersi! Tu avevi fretta di vincere e ti sei fatto prendere dalla superbia! Questo significa che ho vinto io! Io non accetterò mai questa sconfitta! Siete degli imbroglioni! Oh no, questo non è imbrogliare! Imbrogliare significa infrangere le regole! Noi invece le regole le abbiamo seguite tutte! Siete voi gli imbroglioni! Voi che vi siete permessi di sfidare dei dinosauri molto più deboli! Voi che siete più grandi e avvantaggiati di noi! Voi che nonostante la vostra potenza avete perso! La verità è che ci avete sottovalutati! Perché non esiste solo la forza fisica! Quindi vi do un consiglio! Dovreste allenare un pochino il cervello. Non rimarrò qui a farmi insultare ancora. Me ne torno nell'universo di Jurassic World. Spero di non rivedervi più, dinosauri del parco. Che voi siate maledetti, tutti quanti. Addio per sempre. Ragazzi, siamo stati grandi! Sì, è vero! Siamo stati troppo bravi! E abbiamo dato una bella lezione a quei palloni gonfiati di Jurassic World! È vero, gliele abbiamo davvero suonate! E ancora una volta abbiamo dimostrato la superiorità dei dinosauri del parco! Ma no, dai, Bastatore, superiorità non si dice! Siamo stati bravi, sì! Ma nessuno è superiore a nessuno! Con questa mentalità non si finirà mai di fare le guerre! Quindi mettiamoci in testa che ognuno di noi è speciale. Ora non metterti a difendere quei fannulloni. Ci hanno attaccati senza motivo, ci hanno sfidati e hanno anche perso. Quindi ho il diritto di sentirmi superiore. Cioè, ma avete visto come ho ingannato quel Megaraptor? Non ho dovuto nemmeno usare tutta questa forza fisica. Gli ho semplicemente detto: fammi vedere quanto sei veloce. E lui ha iniziato a correre da una parte all'altra come un dannato. E alla fine si è stancato e si è arreso senza che io facessi niente. Che stupido! Infatti, non era molto intelligente quel Megaraptor! Comunque ragazzi, io mi sono informato su questo Megaraptor e lo sapete che non è un raptor! Il Megaraptor non è un raptor! Ma come non è un raptor? E allora perché si chiama così? I paleontologi gli hanno dato questo nome per via della sua grande unghia a falce, ma solo più tardi hanno scoperto che quell'unghia non era posizionata sulle zampe posteriori, bensì su quelle anteriori.
E questo lo differenzia molto da un normale raptor. Infatti è molto più simile ad un giganotosaurus. Cioè volete dirmi che io ho affrontato un teropode? Molto probabilmente sì. E quindi mi hanno imbrogliato, non è stato uno scontro alla pari. Ma allora se non era un raptor, come faceva ad essere così veloce? Molto probabilmente era un mega raptor geneticamente modificato. Gli avranno iniettato del DNA di velociraptor, chissà. Ah sì, giusto, però resta il fatto che non è un raptor. Beh, forse quel particolare mega raptor lo era, dato che è probabile che avesse all'interno del DNA di velociraptor. Boh, vabbè, sta di fatto che ho vinto io e questo è l'importante. E invece voi avete visto come ho sconfitto quel brachiosauro? Sì, ma quel brachiosauro non si è nemmeno impegnato. Infatti, non voleva nemmeno combattere. Sì, vabbè, ma è stato difficile lo stesso. Ho addirittura perso il mio fiocco nel mezzo del combattimento. Tranquillo, te ne regalerò un altro. Oh, grazie caro. Ve l'avevo detto che noi dinosauri del parco siamo superiori. Senti là come si montano la testa ai dinosauri del parco. Eh? Oh mamma, ma quello è... È un Pterizinosaurus! Ma non l'ho mai visto qui al parco dei dinosauri. Sei il Pterizinosaurus di Jurassic World, giusto? Quello che compare nel film. Vengo dall'universo di Jurassic World, però no, non sono comparso nel film. Ah, perché? Non eri abbastanza bravo a recitare? C'era posto per un solo Pterizinosaurus, quindi io sono stato messo da parte. Ah, ho capito. Quindi che vuoi da noi? Che c'entriamo con questa storia? Oh, voi non c'entrate assolutamente niente. Infatti non voglio farvi del male. Anzi, credo proprio che me ne andrò. Ciao a tutti e buona giornata. Cosa? Ma in che senso? E sarà stato solo di passaggio? Magari voleva solo salutarci. Scherzavo! Ah, ma cosa? Aiuto! Finalmente è giunto il mio momento di riscattarmi. E non posso farmelo sfuggire così. Riscattarti di che? Che cosa vuoi fare? Voglio dimostrare a tutti la superiorità dei Pterizinosauri. Oh no, ancora con questa superiorità. Ma quanto siete noiosi tutti quanti. Uffa, che esagerazione. Ma lo sappiamo già che voi Pterizinosauri siete forti. Beh, non sapete quanto siamo forti. Noi Pterizinosauri siamo sempre stati messi da parte. Vi state accorgendo della nostra esistenza solo ora, grazie a Jurassic World il dominio. Ma noi ci siamo sempre stati. E ora dimostrerò quanto siamo in grado di essere letali. Mi piacerebbe sterminare tutti gli abitanti del parco dei dinosauri. Ma visto che sono buono di cuore, ho deciso che lotterò con uno solo dei vostri compagni. Uno solo? E chi? Non guardate me, ok? Voglio lottare contro uno dei vostri Pterizinosauri. Ma perché? Perché voglio dimostrare a tutti che non solo i Pterizinosauri sono i più potenti di tutti, ma che io sono addirittura il Pterizinosauro più forte che sia mai esistito. Quindi fatemi lottare subito con uno dei vostri Pterizinosauri. Se vinco io, allora vi ucciderò tutti. Se invece vince lui, vi lascerò in pace. Ok, ragazzi, quanti Pterizinosauri abbiamo qui? Beh, ci sarebbe il dottor De Artigli, quello che lavora all'ospedarex. Ma quello non si è trasferito altrove? Sì, infatti, è stato sostituito dal dottor De Cacchis. Però quello è un giganotosauro. Sì, infatti. Ok, quindi niente dottor De Artigli. E chi altro abbiamo? Abbiamo Utta. No, lasciamo perdere Utta. Abbiamo un Pterizinosaurus che sia in grado di lottare? Beh, ecco... Pterizinosauri... Oh cavolo, mi sa tanto di no! L'unico Pterizinosaurus che è rimasto qui al parco è Utta! Cosa? Ci è rimasto solo Utta? Beh, è così, vastatore! Ok, bene, perfetto! Questo vuol dire che... Siamo morti! Bene ragazzi, il video finisce qui. Sembra che questo minacciosissimo Pterizinosaurus voglia lottare contro l'unico Pterizinosaurus del parco dei dinosauri, ovvero Utta. Ma secondo voi Utta è in grado di lottare e soprattutto di tenere testa ad un altro Pterizinosaurus? Mi raccomando, fateci sapere tutte le vostre teorie in un commento su Instagram e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!